Buongiorno. Oggi finisce la regular season, è l'ultima partita, ultima giornata in casa contro Udine, poi iniziano i playoff, finalmente, forza. Mi sembra che sta stagione sia durata 60 anni, è stata infinita, finalmente, veramente, finalmente iniziano i playoff. Allora ragazzi, la volete una bella notizia? Oggi non giocherò la partita. Decisione che ci sta perché la partita non è decisiva e domenica prossima iniziano i playoff. Mercoledì a Torino ho giocato su un dolore molto forte, non un fastidio, un dolore molto forte, e quindi non va sempre bene giocare su un dolore forte, soprattutto la domenica prima dell'inizio dei playoff. Quindi oggi non giocherò, ma farò allenamento più terapia stamattina, allenamento più terapia stasera, quindi farò il triplo di quelli che giocheranno. Sto arrivando al palazzetto, terapia con Angeletto e via. Silenzio del campo la mattina, spettacolare. Fatto un vento. Uno straordinario outfit. Giorgio Marino, allora stamattina faremo un po' di fancy flying. A can? Sì. Training. Di quelli fatti con i covantini. Wow, fucantina. A vela. A vela. Vi racconto una storia di cui non ve ne fregherà un cazzo. Giovedì di ritorno dalla trasferta con Angeletto, sono andato a fare la mesoterapia, ovvero 10 punture sotto il piede, sotto l'alluce, per far passare il dolore. Il problema è che per far passare il dolore te ne causa il doppio. Angeletto, ti ricordi? Non ho bestemmiato però. No, non hai bestemmiato, però è stato bellissimo alla fine. Cosa ho detto? Lines? No, dai, cazzo. Andiamo a fare allenamento, dai. E io invece corro chilometri col preparatore. Visto che volete sapere tutto della squadra, Charlie quando fa pesi scorreggia come un rinoceronte. Oh! Ciao, man! Bufala e prosciutto, chiaramente il prosciutto alimento tipico. Fatto, doccia, casa, pranzo. Ciao Luigi! Ciao Tommaso! Allora, mangio, mi metto a riposare, che in sto vlog devo farvi vedere un sacco di roba. Ci vediamo dopo quando vado alla partita, ragazzi. Un'oretta di sonno, che non serve a niente, perché tanto non giocherò. Poi si va al palazzetto, partita. E il vero vlog inizierà dopo la partita, perché vi devo raccontare una cosa molto figa. Un assaggio di caffè. Praticamente la partita è alle 18, io arrivo al campo alle 15.45, faccio un'ora e mezza d'allenamento, poi faccio la doccia e poi faccio il riscaldamento con la squadra ma non gioco. Questa cosa non mi diverte. Partita e poi non ve lo dico dopo. Ci vediamo dopo la partita. Visto che mi alleno da solo, mi alleno col pantaloncino non di ordinanza ma... Accendete una luce, per favore! Abbiamo vinto, adesso aspettiamo tutti gli altri risultati per vedere come siamo messi nei raccoppiamenti e griglia playoff e adesso andiamo in aeroporto, io e Gigi, aspetto Gigi che arriva, andiamo in aeroporto,
che andiamo a fare una cosa molto figa. Allora Luigi, vogliamo raccontare ai ragazzi dove andiamo? Innanzitutto bisogna dire una cosa. Stiamo andando a fare qualcosa che riguarda il post carriera, quantomeno mio. Ogni giocatore dovrebbe pensare al proprio post carriera durante la propria carriera. Io, come tu ben sai, nella mia carriera tanti l'ho spesi, non buttati via, ma spesi bene. No, l'ho spesi bene, ho girato un sacco, l'ho spesi, secondo me l'ho spesi bene. Però poi devi anche un attimino, no? Cercare di tutelare per il domani. Devi tutelarsi, fra le altre cose. Io ho iniziato col mio brand, ho iniziato con altre cose che vabbè non si possono proprio dire. E adesso ce n'è un'altra nuova, che chi mi segue su Instagram lo sa, che è molto figa, e Luigi verrà con me a accompagnarmi. A sostenerti. A sostenere, non solo. Domani vedrete, Gigi si metterà a disposizione, non è solo per sostegno. E quindi prenderemo un volo tra un paio d'ore, Napoli-Milano, che ci porterà a Malpensa e poi ci porterà a dormire, perché questa cosa bisogna farla domani, lunedì, nel nostro giorno libero. Facciamo qualcosa di molto figo, secondo me, per il post carriera. Forza Gigi. Arrivati al parcheggio. Lo tengo qua. Grazie. Grazie, ciao. Andiamo perché c'ho una fame blu. Scale mobili bloccate. Questo è un complotto, Gigi. O vai a Milano o vai a Milano, praticamente. Deserto. C'è nessuno? Il signor Sergio non riesce a passare. Salvo, per miracolo. Grazie. Che schifo. Perché sono 100 gradi st'aeroporto, Luigi? Stavamo per fare la mossa di quelli spaparanzati sulla poltrona che perdono il volo. Che sbagliano il tempo. Sono buona per la Draghi. Grazie per la cortese attenzione e grazie per aver lasciato l'autovisore. Gigi, no, ti vedo male. Gigi non cammina, non c'hai i piedi. Ho vloggato troppo forte, c'ho l'1% di batteria. Salute ragazzi. Ciao ragazzi. Pollo con patate e funghi all'1:32 di notte prima di dormire. Mi sembra più che onesto. Notte. Non ci credo, il Mando. Dove siamo, Mando? Ciao, Mando! No, vabbè, ma che organizzazione c'è? Pensione tipica, tac. Il Borra! Gigi! Tommaso! Matte! Un saluto a tutte le mie fans. Ciao amici! Siamo qui a M4 Training. No. Allora, raccontiamo il vlog. Siamo in palestra, M4 Training, la palestra di cui io sono diventato socio. Complimenti, tra l'altro, complimentissimi. E oggi faremo 12 ore di foto. Per non vedevo l'ora. Ti pago. Ah, ok, allora volentieri. Siamo gratis, grazie. 12 ore di foto tutto il giorno. È la 12 ore di riscaldino. 12 ore di riscaldino, dalle 9 di mattina fino alle 9 di sera. Perfetto. Sei carico? Sono carichissimo. Abbiamo lo spruzzino per il sudore. Grazie. Un saluto agli spruzzini di tutta Italia. Unitevi, ciao. Iaia è impazzito per lo spruzzino del sudore. Finto. Pazzesco. Ciao e benvenuti a Sudore Vero. La rubrica di oggi siamo con Tommaso e lo stiamo, siccome è tutta finta, lui non suda, lo laviamo bene. Ah, è freddo. Benvenuti a È tutto finto. Ma che cosa stai facendo?
Gigi, Iaio, se Matte chiede contenuti senza maglietta, chi siamo noi per negargli? No? Allora, vi spiego bene in un momento di pausa. Stiamo facendo contenuti per la palestra. È venuto Matteo Marchi e dobbiamo fare un sacco di foto sia per il sito sia per i social, perché il 1° giugno la palestra apre, quindi i contenuti servono sempre. Quindi siamo qua 10 ore a fare contenuti, che è una cosa che mi diverte parecchio fare, e quindi è una figata, ci stiamo divertendo un botto. Però ho visto che c'è un sacco di roba da fare, bisogna lavorare, e quindi vado giù, ciao. Qui c'è MJ, qui c'è MJ, e qui ci ho messo Davide Marco, ancora MJ. Ciao Davide. Comunque raga, dall'alto, ma cos'è sta palestra? Vi faccio vedere al volo anche gli spogliatoi, ognuno col suo spazio. Cioè. E approfitto anche per dirvi una cosa, che siamo tutti, qualcuno è vaccinato, gli altri sono tutti tamponati, quindi non cominciate con il rotto di cazzo, mascherine, cose. Qua dentro nessuno ha la mascherina, tutti hanno fatto il tampone. C'ho il certificato del tampone in macchina. Signor barista, mi fa per fare un caffè? E tra l'altro le banane non tutte le abbiamo mangiate. Ma no! Ho mangiato solo barrette da stamattina, ne ho mangiate 10. Ore 16 e siamo più o meno passata la metà. È abbastanza lunga, però ce la faremo. Grande sorpresa, Alvin ci è venuto a trovare per fare due contenuti con noi. Maglia personalizzata. Di là, non ecco. Si sbaglia mai. Di che sono un bravo giocatore, di che sono? Un grande giocatore e un atleta. Bravo. Questo va nel vlog, bravo. Questo va nel vlog. Non si scherza nel vlog. Là, tac. Se 100. Poi ho tirato male, tu metti il braccio di qualcun altro. No, hai tirato benissimo, perfetto. Speriamo di trovarci fra 4 questo anni momento, vai. Riunione dei soci o... futuri soci forse. Abbiamo finito, Matteo. Possiamo andare via, abbiamo finito. Devo ringraziare quest'uomo. Matte, quanto hai scattato? 280 giga di roba, l'immortacci tua. 280 giga di roba? Grandangoliamo sta palestra, ma cos'è? Ma cos'è? Ma che roba? Ma che figata. Bellissima. Che figata. Adesso ragazzi comunque firmerò i moduli per di socio e poi ci ha invitato a cena una star. Non so se si percepisce da quanto sono stanco. Però tu non hai un volo domattina alle 7, che vuol dire che ti devi svegliare alle 4. Sareste gentili se, come vi dice Matteo Marchi. Ciao, sono Matteo Marchi e vi dico quello che ti sta per dire. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale, cliccate qui sotto o qui sopra e sì. Iscrivetevi al canale, mettete oppure, like. Oppure smash the like button. Smash the like button. In questo momento che voi lo guardate, io avrò finito di montarlo e mi sarò spaccato. Perché ovviamente non è che sono esattamente Peter McKinnon. Confermo tutto quello che ho detto. Mi sanguinano gli occhi. Iscrivetevi al canale e adesso continuiamo col video. Nel montare. No. Quindi mi sarò spaccato. Quindi un like me lo merito. Un like e iscriviti al canale. Metti like e iscriviti al canale. Metti like e iscriviti al canale. Dai. Ti like tu. Smash the like button. Smash the like button. Arrivati. Siamo nella città di Milano e siamo sotto casa del signor. Non ve lo dico, ve lo presenterò al portone. Negazionismo. Ciao. Non me lo spingi 1-5. Oh, scusa. Ricordami che anno hanno costruito questa scena. Che anno è? Siamo qui con Luke, il famoso rapper napoletano, un misto tra Luke e Ibrahim Ba. Ah, ok. Intanto nel 900 pollici di Ale Mamoli ci guardiamo la serie. Una margherita e una al prosciutto io, grazie Ale. Bene, io sono qua per servirvi, oltre ad accogliervi nella mia dimora, adesso vi porto anche da mangiare. Marchi? Ciao, per me è una provola e crudo. Scamorza? Provola non c'è. Scamorza e crudo. Di fronte a queste 4 pizze e queste 3 birre, salutiamo Ale Mamoli. Ragazzi. Salutiamo Matte Marchi. Salutiamo Tommy Marino. Non so quanto sia durato sto vlog, ma io sono morto. Domattina ho un volo alle 7 per tornare ed allenarmi. Se non mi siete iscritti al canale vi metto la mano addosso. Questa è una minaccia. Qui abbiamo una grande pizza di Mimmo nel frattempo. Ciao. Ah, ti regalo questo contenuto extra. Quando a casa di Mamoli si inizia a parlare di NBA è sempre un'esperienza. Ha sponsorizzato la birra Moretti. Esatto. Tag, grand angolo. Sponsored by. Allora, e la appoggiamo qua. A destra.
a destra. I Brooklyn Nets possono solo perdere lo titolo. Cioè io non credo che Philadelphia e Milwaukee siano più forti. Nets lo mettiamo già, Brooklyn lo mettiamo già in finale. Ma poi magari non ci arrivano, ma non ci arrivano perché si sparano nei piedi, non perché... I bookmaker di Las Vegas li mettono già in finale. I bookmaker, tu devi sempre guardare i bookmaker di Las Vegas. I bookmaker di Las Vegas danno Nets vincenti con diciamo quota più bassa, secondo i Lakers. I Lakers. Settimi adesso tutti dicono, ti ricordi l'anno scorso alla fine, al tavolo, che fuori dal quarto. Alla fine della regular season l'anno scorso, quando i Lakers nella bolla di Orlando fecero tipo so 4 sconfitte, mentre Portland arrivava col gas a dire io per primo, ecco, attenzione perché Portland è boom, tang, arrivi lì. Però bisogna vedere come stanno fisicamente, che è il vero dubbio quello lì. Beh, io non so come sta LeBron, si è svegliato. Sì, però, ma anche Anthony Davis, cioè Anthony Davis ha sempre, sempre si tocca, non lo so. Però non c'è una squadra come alternativa ai Lakers, cioè anche gli Utah Jazz che hanno fatto una stagione pazzesca. E Donovan Mitchell non gioca da 3-4 settimane, quanti certo. sono? Sì. Deve rientrare al volo. Poi la barzelletta di Brooklyn, cazzo, mai una volta hanno giocato in tre all'inizio. 8 partite. Pazzesco. Sì. Pazzesco. Con Kyrie Irving che ha finito a 50-49. Allora, stai parlando al blog, quindi ha un audience relativamente grande, diciamo piccola. Sì. Kyrie Irving ci ha rotto il cazzo. Ma perché lo odi? Ma lo odi perché, ma che fai? Non viene alle partite, scompare perché il mondo va male. Totalmente d'accordo, però poi quando gioca a pallacanestro. Campione. No. Campione scandaloso da qualche parte. Non esprimerlo. Però possiamo dire che sto qua, perché il mondo non funziona come vuole, lui non viene alla partita. Sì, sì, no, ma infatti... Ma che cazzo stai facendo? Quando dico che i Nets possono solo perderlo, io faccio un'altra questione. Negli ultimi anni, LeBron James ha perso o contro Steph Curry... Sto regalando perle. O contro Steph Curry e Kevin Durant. Sì. Ok? A parte gli Spurs del 2014. E nel 2012 aveva giocato contro Kevin Durant. Cioè se tu... azzera tutto. Se tu guardi Kevin Durant quando non è stato infortunato e quando non si è suicidato come nel 2016... Io ha vinto. Gli voglio bene, ma Westbrook purtroppo è come guidare con un ubriaco. E quindi, anche se gli voglio bene perché è una persona straordinaria, però sì, se non vince mai e ci sarà un motivo, no? Ha sempre vinto Durant. A parte l'incidente del 2016 e quando è rimasto infortunato, cioè, e Durant era sempre lì. Adesso ti dico questo: Kevin Durant passa le sue giornate, non perché io lo sappia, no? Perché come funziona l'ego di quei giocatori. Aspettando di giocare la finale NBA contro LeBron James. Io non so se giocheranno la finale Nets contro Lakers, perché può succedere qualsiasi cosa, ma se dovessero giocare la finale Nets contro Lakers e se dovessero per caso vincere i Brooklyn Nets, secondo te Kevin Durant si tira fuori il pene? No, il pene perché c'è la telecamera. Non viene a dirti e ora? Perdonami, voi è 1, 2, 3, 7, 10, 19 anni che mi dite che quello è il più forte di tutti. Peraltro è il più forte di tutti, ma io ci ho giocato contro nel 2012 e siccome ero verde ci ho perso e lui aveva il Dream Team. Poi ci ho giocato contro nel 2017 e ho vinto a 0. Nel 2018 ho vinto o a 1 a 0, non mi ricordo qual è l'altro. Nel 19 non l'ho neanche visto, mi sono infortunato. Nel 20 ha vinto perché io ero infortunato. Adesso sono tornato. Cioè, io ho giocato 4 finali contro di lui e ne ho vinte 3. Adesso continuate a dirmi che lui è più forte di me. Funziona così, eh? A quel livello funziona così. Poi non succederà, vincerà LeBron James. Ma Kevin Durant in questo momento va a dormire pensando di essere il più forte di tutti. Però la vive bene. Con questa possiamo salutare, ragazzi. La vive bene. Un saluto agli amici. Possiamo salutare gli amici? Ah, stavate registrando. Certo, è tipo report. Sono tutte cazzate. È colpa della Moretti.